Onorevole Sisto, con Alice on Tour si accende una riflessione, un faro sul mezzogiorno. Ci sono le risorse importanti, investimenti, ma c'è anche preoccupazione. C'è preoccupazione per i costi dell'energia e per l'inflazione. Qual è il suo giudizio, la situazione che viviamo? Beh, un paese senza preoccupazioni non è un paese reale. Le preoccupazioni ci sono, ma c'è anche tanta voglia di fare, tanto ottimismo, tante competenze finalmente nuove che possono garantire, diciamo così, il migliore utilizzo di queste importanti risorse. Non dimentichiamo che le risorse nascono da una crisi profondissima che ancora attanaglia il Mezzogiorno, e quindi pensare che le risorse siano un antidoto risolutivo è sbagliato. Sono utili, vanno ben spalmate su tutte le piaghe del Mezzogiorno come un balsamo importante, ma ci vuole pazienza, ci vuole capacità di conoscere i bisogni dei territori, di utilizzare, come diceva Aristotele, un regolo lesbio, cioè che si adegui volta per volta alle singole specifiche esigenze. Non c'è una ricetta unica per il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è una realtà estremamente frastagliata, composita, difficile, e che va trattata, ripeto, con grande pazienza e anche con grande umiltà, se mi fa passare questo termine. Io aggiungo, da meridionale, con grande amore, nella consapevolezza che il Mezzogiorno non è una parte dell'Italia. Oggi può rappresentare la grande risorsa del nostro paese, non soltanto per il turismo, non soltanto per la gente, ma per le grandi opportunità di investimenti importanti che questo paese deve necessariamente realizzare. Noi, dal punto di vista della giustizia, stiamo cercando di fare il nostro, garantendo i diritti, perché poi è chiaro che una giustizia che arriva troppo tardi, come diceva Satta, è una giustizia negata, non è un diritto ritardato, è un diritto negato. Allora, se le nostre imprese, se i nostri cittadini, se coloro che producono non sono in condizioni di ottenere rapidamente che i loro diritti vengano riconosciuti, noi corriamo il rischio di un circolo assolutamente vizioso che magari produce ma non riesce poi a raggiungere gli effetti di questa alacrità, di questa produttività. La giustizia è un capitolo molto importante. Emerge, a proposito di questo, da parte delle imprese la necessità di semplificare. Come si coniuga questa esigenza di semplificare senza però rinunciare a regole che sono importanti per il sistema delle imprese? La legalità è indubbiamente il primo presupposto per poter fare impresa. Col provvedimento sulla crisi di impresa, quello soprattutto sulla composizione negoziata della crisi di impresa, noi abbiamo coniato un nuovo diritto, non più il diritto dell'impresa, ma il diritto per l'impresa. L'impresa non è più un luogo di sospetto, dove si scatenano tutti gli accertamenti possibili e immaginabili, fiscali, sicurezza sul lavoro, societari e quant'altro, amministrativi, edilizi, ma diventa un luogo di legalità. Si perde la presunzione di sospettosità e si guadagna invece i galloni della legalità. E questo vale anche per i professionisti che sono il veicolo perché un'impresa in crisi possa avere un'opportunità e addirittura un vantaggio, diventano a loro volta garanti della legalità. Questo è un percorso nuovo in cui il privato non è più diverso dal pubblico, ma è partner del pubblico e contribuisce con il pubblico al raggiungimento degli obiettivi. È ovvio che l'impresa da questo punto di vista non si può accontentare di regole. Le regole servono ad accompagnare le risorse. Risorse e regole sono una stereofonia, un binomio inscindibile. Se a questo ci aggiungiamo, ripeto, le competenze, noi siamo molto molto fiduciosi che questo possa servire per il tessuto connettivo del nostro paese, perché possa riprendersi, ma soprattutto che il nostro sud possa non più essere il sud che ha bisogno di aiuti, ma il sud che possa dare aiuto al paese.